grazie a te Carlo e grazie anche alla professoressa Maria Vittoria Piccioni Buonaventura per avermi invitato a questa inaugurazione della 21ª edizione del corso di Master in Manager di Dipartimenti Farmaceutici. Questo è un Master che si inquadra nell'offerta formativa Unicam dei corsi dell'alta formazione. Unicam offre 50 corsi di alta formazione tra corsi di perfezionamento, Master e corsi di formazione finalizzata e permanente. I corsi di Master sono 29 e di questi 13 vengono proposti alla Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute. Il corso che si avvia oggi, appunto alla 21ª edizione, sicuramente è un cardine di questi corsi. E voglio fare questa affermazione basata su vari aspetti. Di sicuro il numero dell'edizione già ci dice molto, no? Sulla robustezza di questo corso. Anche il numero di partecipanti si avvicina sempre al numero massimo e è in costante crescita, quindi questi sono parametri già oggettivi che parlano del successo di questo corso. Ma vorrei portare l'attenzione un po' anche sui parametri di qualità che ogni anno monitoriamo per valutare un po' come vanno i nostri corsi. Quindi abbiamo visto nei nostri corsi proprio i risultati dei questionari di valutazione e davvero registriamo dei dati di evidente eccellenza. Voglio portare alla vostra attenzione tre domande e le risposte a queste. Una è il grado di soddisfazione complessivo. Veniva chiesto quindi ai partecipanti, dunque dopo ogni corso, al termine del corso, viene somministrato un questionario ai partecipanti per appunto capire un po' quali sono i punti di forza, gli eventuali punti di debolezza e poterci così migliorare. Quindi le domande che vi volevo far notare sono, allora, una sul grado di soddisfazione complessivo, quindi sei soddisfatto di come è stato svolto il corso. Le opzioni di risposta sono 4, quindi decisamente sì, più sì che no, più no che sì e decisamente no. Bene, il 93% dei rispondenti ha risposto decisamente sì, quindi questo è un dato di assoluta eccellenza, quindi siamo davvero soddisfatti di questi risultati che appunto parlano di, chiaramente di qualità. Altra domanda che poi accennava il collega direttore della Scuola del Farmaco, consiglieresti questo corso ad un amico? Il 94% dei rispondenti ha risposto sì. Quindi insomma questi sono dati che davvero ci incoraggiano tantissimo, ci fanno capire come realmente ci sia successo di questa iniziativa. Vorrei poi far notare la risposta a un'ultima domanda che si collega alla precedente, e cioè come sei venuto a conoscenza di questo corso. Beh, il 90% dei rispondenti dice tramite conoscenze, cioè tramite persone che hanno frequentato il corso e che me lo hanno suggerito. Quindi chi risponde al questionario da una parte dice lo suggerirò ad un amico e dall'altra dice mi è stato suggerito da un amico. Cioè una promozione che viene fatta proprio da chi ha partecipato. E questo io credo che sia proprio un dato di concreta soddisfazione, tangibile soddisfazione dei partecipanti. È proprio per questo quadro, quindi, di dati oggettivi sul successo di questa iniziativa che voglio ringraziare di nuovo i colleghi, il professor Cifani, professoressa Maria Vittoria Piccioni Buonaventura, per appunto raggiungere questi risultati grazie alla cura e all'impegno che dedicano nello studio di queste iniziative che si rinnovano ogni anno. Non voglio prendere altro tempo alla giornata, l'ho visto essere ricca di interventi interessanti, quindi grazie a tutti voi per la partecipazione e tanti auguri per la vostra carriera professionale.